Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 26 luglio, ricordiamo i santi Gioacchino ed Anna, i genitori di Maria. Sant'Anna nacque a Betlemme e fu predestinata ad andare sposa a Gioacchino. Entrambi erano della stirpe di David. I due desideravano un figlio e pregavano ardentemente affinché Dio esaudisse i loro desideri. Come l'antica Anna, madre di Samuele, così la madre di Maria prometteva di consacrare a Dio la prole che le avrebbe concesso. Avanzati ormai in età e sterili, Anna e Gioacchino però seppero pazientare e soffrire l'ignominia e il compatimento dei compaesani, e Dio gli preparò la più grande consolazione, eleggendola a genitrice della madre del Salvatore. Quando Maria ebbe 3 anni, Anna con Gioacchino condussero la figlia al tempio e la affidarono nelle mani di Dio. Fu un grande dolore per lei, ma lo seppe sopportare con la serenità dei giusti che vedono in tutti gli eventi un disegno della provvidenza. La missione a lei assegnata era ormai compiuta e spirava in Gerusalemme tra le braccia della figlia benedetta. Pare che morisse all'età di 69 anni. Gioacchino ed Anna, due bravissime persone, hanno avuto questa sofferenza nella loro vita. Praticamente volevano avere figli, ma questo figlio, questa figlia non arrivava. Solamente in tardissima età, se consideriamo anche quelli che erano gli standard dei tempi, arriva questa bambina e arriva Maria, la più bella creatura che sia mai esistita. Oggi vogliamo pregare appunto per tutti quei genitori, quelle coppie che hanno il grande desiderio di avere un figlio, di generare la vita, ma purtroppo non è ancora arrivato il momento, purtroppo non si riesce ancora. Innanzitutto perché abbiano speranza, non è mai troppo tardi per il Signore. E comunque, se questa cosa non dovesse succedere, bisogna sempre essere contenti, perché la prima cosa che la coppia feconda è anche se stessa. Quindi non è vero che due marito e moglie che non hanno avuto figli non siano stati fecondi, anzi, preghiamo per loro affinché riescano a essere illuminati su come il Signore ha scelto di renderli fecondi. Santi Gioacchino ed Anna, pregate per noi.